L'OSI WWF Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri si trova nel comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, in Toscana. L'OSI, di circa 500 ettari, si trova sul mare e racchiude un ormai raro tipico ambiente costiero dell'antica Maremma. Nel 1959 il marchese Mario Incisa della Rocchetta decise di trasformare la riserva di caccia in un rifugio faunistico. Nacque così la prima riserva privata a far parte del circuito delle riserve del WWF. Nel 1966 il marchese fu tra i primi fondatori del WWF Italia e ne divenne il primo presidente. Nei campi si possono osservare, assieme ai cavalli della tenuta, tranquilli e rilassati, daini e caprioli. E nella boscaglia anche simpatiche lepri. Ma la sorpresa è la presenza del bellissimo bosco allagato, contornato da grandi zone umide, un posto incantato. Grazie ad un sentiero, fatto in buona parte su palafitte, si può visitare questo luogo magico e vivere un'esperienza meravigliosa. Lungo il cammino possiamo trovare dei capanni di osservazione per vedere da vicino i numerosi uccelli presenti, come l'oca selvatica, simbolo dell'oasi, le folaghe, sempre in movimento e aggressive tra di loro, i rapidi ed instancabili tuffetti, tra i cespugli i migliarini di palude, gli eleganti fenicotteri, simpatici stormi di pavoncelle, con le loro ali tondeggianti. E con la loro livrea iridescente, le gallinelle d'acqua, con il loro caratteristico movimento della coda, i cormorani sugli alberi e molti tipi di anatre come germani reali, mestoloni, fischioni, alzavole e canapiglie. Ma la presenza più significativa dell'oasi è quella di una coppia di cicogne bianche, ormai ospiti fissi da diversi anni, che hanno dato alla luce moltissimi piccoli. Grazie all'impegno della famiglia Incisa della Rocchetta e del WWF, l'oasi conserva tutta la bellezza e magia di una natura di altri tempi, che rimarrà impressa nei nostri ricordi. Stare in mezzo alla natura, fra stagni, boschi e cieli, ad aspettare il passaggio ravvicinato degli uccelli, fa nascere nel cuore una sensazione speciale che vi invito a provare.